Un saluto ai lettori della tecnica della scuola. L'argomento che tratterò oggi riguarda un tema abbastanza fondamentale nella scuola, che è quello che riguarda appunto la formazione iniziale e continua del personale docente, anche in questo caso in un'ottica di prospettiva, però facendo e attingendo, facendo tesoro di quella che è già l'esperienza in atto. Naturalmente, sappiamo già come nel mondo dell'economia, quindi dell'impresa, sia fondamentale investire sul capitale cosiddetto umano, ovvero nella formazione continua del personale, in quanto le nuove tecnologie, l'imporsi di nuove metodologie di produzione impongono appunto un aggiornamento costante e continuo. Naturalmente noi, sebbene utilizziamo spesso e mutuiamo dal mondo economico il linguaggio anche nella scuola, però è chiaro che la scuola non produce oggetti, lo sappiamo. Noi dobbiamo impegnarci come sistema organizzato nel produrre, diciamo, tra virgolette, apprendimenti, cioè fare in modo che i ragazzi apprendano e acquisiscono competenze. Però anche in questo caso è fondamentale investire da parte del decisore politico sulla formazione del personale docente. Naturalmente anche nel restante personale, però noi ci occupiamo del personale docente. Sappiamo, in un villaggio cosiddetto globalizzato, ormai l'abbiamo visto con tutti i fenomeni che si stanno manifestando in questi giorni, come siamo tutti coinvolti, ormai il sistema del nostro pianeta ci mette tutti in comunicazione e ci coinvolge, e quindi questo grazie alle nuove tecnologie, allo sviluppo sociale, economico e così via. Naturalmente è richiesto ai nostri ragazzi, ai nostri studenti, l'acquisizione, quindi nuovi bisogni formativi e quindi l'acquisizione di nuove competenze. Di conseguenza anche i docenti non possono essere statici, devono ovviamente attraverso una formazione continua è necessario appunto investire in modo tale che attraverso appunto la formazione continua possano adeguarsi a quelle che sono le nuove esigenze della società e quindi i nuovi bisogni formativi. Partiamo dalla formazione iniziale. Soprattutto nell'ultimo anno abbiamo assistito ad una chiamata diretta, esaurite le terze fasce, cosiddette in termine tecnico, cioè tutti quei docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie, alle cosiddette MAD, cioè le messe a disposizione. Molti giovani laureati che si sono proposti nelle scuole per prestare servizio come docenti. Ovviamente, questi docenti, questi giovani docenti non hanno una preparazione specifica perché non hanno superato un concorso abilitante né hanno fatto un percorso universitario dove magari è necessario, abbiano studiato materie psicopedagogiche e soprattutto una didattica specifica. Quindi, cosa hanno proposto nelle scuole? Un modello che hanno vissuto da studenti. Quindi, riproponendo quel modello trasmissivo così spesso, come dire, messo in discussione perché ormai non risponde pienamente alle esigenze dei nuovi bisogni formativi. E per cui la formazione universitaria, sappiamo già per esempio che per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, la scienza della formazione primaria si occupa di laureare e di abilitare i futuri docenti. Per quanto riguarda il secondo grado, quindi primo e secondo grado, secondaria di primo e secondo grado, sono stati fatti ovviamente dalla legislazione degli importanti passi avanti. Infatti, non a caso sono stati introdotti 24 CFU per alfabetizzare in un certo senso i docenti a quelle che sono le discipline psicopedagogiche, didattiche e antropologiche. Pensando un pochino a quel tipo di lauree, a quelle tipologie di lauree che sono di carattere, per esempio, economico, ingegneristico, o giurisprudenza e così via, sono quei percorsi di studio, percorsi quindi di laurea, che non trattano queste materie. Quindi, anziché a posteriori, la proposta potrebbe essere, anziché pensare a posteriori al conseguimento dei 24 CFU, se uno studente o una studentessa pensa un domani di avviare la professione, di avvicinarsi alla professione docente, sarebbe bene che sin dal piano di studi si definissero alcune materie
di psicopedagogia e naturalmente anche di didattica. E oggi vediamo nella scuola come soprattutto i professionisti svolgono entrambe le attività, cioè quella di docente e quella di appunto professionista, quindi commercialista, avvocato, ingegnere e così via. E per cui è fondamentale, secondo me, rivedere ulteriormente un passaggio rispetto alla formazione iniziale, soprattutto appunto per la scuola secondaria. In questi anni abbiamo sperimentato, grazie alla formazione dei docenti in anno di formazione e prova, un nuovo modello già da 4 anni che viene implementato, questo nuovo modello, che ha rappresentato una svolta sicuramente perché ha previsto un modello ormai affermato dalla metodologia, dalla ricerca nel campo della formazione, di come dire, privilegiare in qualche modo la capacità dei docenti di interagire tra di loro mettendo a disposizione il loro bagaglio professionale. Chiaramente il tutto mediato da un esperto che guida questa interazione in modo tale che si possa poi ottenere appunto una, come dire, una proposta di percorsi e possibili soluzioni rispetto alla didattica, che naturalmente impegna tutti quotidianamente, tutti i docenti quotidianamente. Quindi, rispetto al modello tradizionale, abbiamo un'innovazione. Modello, chiamiamolo tradizionale per intenderci, significa l'intervento di un esperto che aggiorna su tematiche specifiche. Per carità, questo è fondamentale perché è chiaro che chi viene a fare formazione, intesa come aggiornamento, deve essere competente. Non a caso, il mondo accademico è privilegiato da questo punto di vista. Il modello invece che si vuole proporre, un nuovo modello, deve invece, fermo restando la padronanza dei contenuti, delle tematiche che devono essere fondate da parte dell'esperto, però l'esperto deve essere anche in grado di guidare delle attività, chiamiamole laboratoriali, in modo tale che il docente formatore tutor possa favorire il cosiddetto peer teaching, cioè la capacità da una parte di mettere insieme, di guidare i docenti in un discorso dialogico che permetta appunto di mettere a frutto quelle che sono le loro esperienze e poi produrre delle proposte spendibili in classe, perché poi la ricaduta, quello che interessa è la effettiva ricaduta di quanto appreso. Quindi io acquisisco una metodologia di insegnamento nuova e quindi devo poterla poi sperimentare e utilizzare in classe. Quindi da questa slide potete vedere il percorso che, ripeto, già ormai si sta diffondendo in maniera abbastanza ampia e diffusa. Quindi dalla presentazione quindi come stimolo di argomenti contenuti in maniera ovviamente competente da parte del formatore, segue una interazione con i corsisti. Fare interagire i corsisti quindi con attività di confronto, osservazione, studio di caso, possiamo aggiungere qualunque altra proposta. Poi ecco qua il lavoro di sintesi, perché altrimenti diventa solo una sorta di brainstorming e basta. Quindi si fanno interagire i corsisti, si fa una sintesi e si documenta quello che è il risultato di questa attività attraverso come dire, una gallery, una proposizione di quelle che possono essere buone pratiche. Buone pratiche spendibili poi nella didattica quotidiana. E se questo circolo virtuoso, questo modello virtuoso funziona, si mette in atto, i docenti saranno sicuramente più motivati e coinvolti nell'attività perché diventano protagonisti, e dall'altra noi possiamo ricavare dall'esperienza diretta dei docenti quelle che possono essere buone pratiche da socializzare e disseminare. La formazione dei docenti in anno di formazione e prova ha anche previsto un modello di patto di sviluppo professionale. Anche se può sembrare un atto formale, in realtà è molto significativo, perché da una parte impegna l'amministrazione, che in questo caso è rappresentata dal dirigente scolastico, impegna a soddisfare quelli che sono i bisogni formativi del docente. E il docente ovviamente fa un'autoanalisi di quelle che sono le sue competenze, in questo caso viene chiamato appunto un bilancio delle competenze, in modo tale che una volta rilevati questi bisogni, l'amministrazione, attraverso l'intervento finanziario di quelli che sono gli strumenti che mette a disposizione,
possa, nell'arco della sua carriera, formarsi, quindi soddisfare questi bisogni. La legge 107 a questo proposito è stata fondamentale perché ha investito molto sia con l'attribuzione della carta docente, i famosi 500 euro che i docenti hanno potuto spendere per autoaggiornarsi, acquistare dispositivi, comprare libri, insomma, quello che sappiamo. E nello stesso tempo è stato fatto un importante investimento nella formazione attraverso il Piano Nazionale di Formazione, che è nel 2016-19, che è stato adesso riproposto con il nuovo triennio 19-22, e che rappresenta per i docenti un quadro di riferimento a cui riferirsi, perché ovviamente lo Stato, quindi il Ministero dell'Istruzione, individua delle priorità nazionali a cui riferirsi per progettare appunto quelle che vengono chiamate le unità formative, per intenderci i corsi. E introduce anche un criterio, quello dei crediti, alla stregua delle altre categorie professionali, quindi individuando nel docente un professionista. E individuando quindi anche questo sistema dei crediti che però non è stato ancora perfezionato né è stato validato, per cui è rimasto in sospeso. Però sicuramente è una innovazione anche da questo punto di vista. Quindi siamo di fronte evidentemente ad una evoluzione del quadro normativo che spinge ad una innovazione della didattica e chiaramente investendo molto soprattutto sulla formazione del personale docente. La legge stabilisce anche che la formazione è obbligatoria, ma in realtà sappiamo che la procedura è abbastanza diversa, cioè nel senso che non, la legge non impone, propone in un certo senso, perché in ogni caso sappiamo che il collegio docenti delibera un piano di formazione in base a quelli che sono i bisogni della realtà scolastica, appunto, nella quale i docenti operano. E da quella si parte per elaborare un piano di formazione, individuare i bisogni formativi e quindi soddisfarli attraverso gli interventi di formazione. E vediamo quali possono essere i punti di criticità e i punti di forza di questo modello di formazione. Sicuramente è innovativo perché riflette quel modello che abbiamo citato prima della presentazione dei contenuti, dell'interazione tra i docenti, della sintesi e della elaborazione di documentazione, quindi di buone pratiche. E i punti di forza sono i finanziamenti che sono stati dati alle reti di ambito, alle reti di scuole che sono nate appunto con la legge 107, per cui è stata individuata una scuola polo. Questa scuola polo per la formazione ha coinvolto un gruppo di scuole nella propria rete e ha ottimizzato le risorse, cioè la rete in sé. I dirigenti scolastici, appunto, riunitisi in conferenze di servizio, hanno potuto ottimizzare le risorse in modo tale che naturalmente tutti i docenti potevano partecipare ad unità formative, magari in scuole diverse, con colleghi diversi dalla propria scuola, e quindi questo ha favorito una sorta di contagio, visto il periodo, parliamo in senso positivo, uno scambio di esperienze professionali diverse. E poi ha permesso anche un monitoraggio ampio, non legato semplicemente alla singola scuola, ma un monitoraggio ovviamente più diffuso. Le criticità, e su questo bisogna rilevarle, perché da quello che è stato visto, non sempre i docenti hanno partecipato, tutti i docenti. Naturalmente abbiamo rilevato docenti più motivati che hanno partecipato a più corsi ogni anno, altri che magari non hanno partecipato a nessun corso. La partecipazione, abbiamo visto, nonostante la legge, non è obbligatoria a priori, bisogna in ogni caso produrre una delibera da parte del collegio e l'adozione del piano di formazione. E molte scuole abbiamo rilevato che non partecipano, per esempio, alle lezioni formative, anche l'assenza a volte dei dirigenti scolastici. E non vi è un riconoscimento ai docenti anche sul piano della retribuzione della carriera, per cui i docenti lo fanno per senso di dovere, lo fanno veramente perché sono la stragrande maggioranza dei docenti, hanno una motivazione alta nel portare avanti quella che è la propria azione didattica, per cui sentono il bisogno, lo fanno indipendentemente da questo. Però sarebbe anche, attraverso magari il riconoscimento dei crediti, come dire, valorizzare questo loro impegno. E poi non sempre questi monitoraggi vengono, come dire,
effettuate dalle singole scuole per verificare la reale ricaduta degli interventi formativi sugli alunni. Poi abbiamo visto come con la contrattazione del novembre 2019 e di novembre 2019 si ha però una modifica sostanziale. Mentre prima il finanziamento veniva dato direttamente alla scuola Polo per poi insieme a tutte le scuole della rete decidere, no, su come procedere, sul piano di formazione della rete di ambito e così via, quest'anno è stato contrattato e deciso di assegnare una quota alla scuola Polo, sempre per quanto concerne tutte le azioni relativamente alla rete, sulle priorità nazionali e una singola e una parte di queste risorse, il 60%, direttamente alle singole scuole. Da una parte questo ha determinato un deterioramento delle potenzialità delle reti, naturalmente dove queste hanno funzionato, e dall'altro è spesso capitato che le somme sono piccole rispetto ai bisogni di un piano di formazione che deve essere ovviamente soddisfatto. E quindi questa è una delle criticità che secondo me possono essere riviste e rivalutate, sempre attraverso un attento dialogo con le organizzazioni sindacali, perché bisogna, come dire, ascoltare e dialogare in modo da trovare sempre delle soluzioni condivise. Allora, se vogliamo riassumere, quali sono i punti essenziali, secondo quello mio punto di vista, per un modello innovativo per la formazione dei docenti, per una formazione di qualità? E per formazione di qualità intendo soprattutto che coinvolga e renda protagonisti i docenti, perché altrimenti rimangono spesso solo ascoltatori passivi, per carità, con la massima con massimo rispetto di chi magari del formatore che sa coinvolgere attraverso la sua capacità oratoria, però viene a mancare quella parte di protagonismo del personale docente che sicuramente può dare quella che è la sua esperienza e fornire anche spunti di riflessione rispetto ad azioni di miglioramento. E quindi quali possono essere questi modelli? Come dicevo, e vi elenco alcune proposte. Intanto, vabbè, ribadisco il concetto che anche qua conoscere modalità di apprendimento dell'adulto, si parla sempre di aspetti psicopedagogici, però è una possibile strategia come la Learning Centered Communities, cioè che una strategia che facilita il confronto tra pari, che mette in luce le criticità nello svolgimento della propria professione. Quindi sappiamo come a volte le difficoltà che si incontrano quando bisogna gestire una classe difficile, complessa, visto che parliamo di bisogni educativi speciali, di inclusione. Quindi quali strategie adottare? Ecco, le diverse esperienze dei partecipanti alla formazione possono aiutare a trovare soluzioni e possibili percorsi. Ragionare anche parlavamo prima dei criteri, degli standard di apprendimento, cioè i cosiddetti crediti. Anche qua bisognerebbe individuare quali possono essere gli standard di apprendimento nella professione del docente e chiaramente sviluppare un curriculum di sviluppo, cioè produrre anche e accompagnare man mano che il docente si forma, quindi da un curriculum di sviluppo professionale. Diciamo chiamato anche portfolio, ma diciamo che curriculum dà quest'idea della continuità. E quindi quali possono essere gli ambiti di definizione, cioè di questi livelli da individuare rispetto alla competenza professionale da acquisire? Sicuramente quello in ambito pedagogico, nella ricerca didattica, nella valutazione, nella padronanza delle te nuove tecnologie informative, applicato ovviamente alla didattica, nella documentazione, elaborazione di dati, nella psicologia, nella conoscenza della normativa scolastica, se ne possono aggiungere altri. Cioè, dobbiamo ragionare rispetto a quali sono gli ambiti, ecco, così come si fa per le discipline, quali sono gli ambiti per cui un docente deve approfondire e incrementare la propria professionalità. E quindi ragionare anche rispetto al ruolo del coordinatore dello sviluppo professionale, che sappiamo nelle scuole viene svolto da una funzione strumentale, da un referente, insomma, da una figura che viene individuata dal collegio dei docenti. Bisogna valorizzarla maggiormente perché
attraverso ovviamente perché a parte il ruolo che svolge, ma anche qua in modo che possa ricevere una formazione specifica e un riconoscimento nella carriera. Questo già è un dibattito aperto, per carità, è un dibattito ampio, questo di come dire, dare la possibilità ad alcune figure che negli anni hanno svolto nelle scuole un ruolo fondamentale e che svolgono ancora fondamentalmente un ruolo riconosciuto dal collegio dei docenti, quindi in ogni caso viene condiviso, no? Attraverso una individuazione collegiale e che svolgono poi un'attività di, come dire, di supporto a tutti i colleghi. E poi un altro punto cardine che io ritengo essenziale è quella anche della formazione dei formatori per i docenti. Oggi noi andiamo ad individuare i formatori attraverso un bando pubblico, cerchiamo di individuare quali possono essere gli elementi di qualità che permettono di scegliere poi le persone più capaci, quindi i professionisti, i docenti, i formatori più capaci e che abbiano comunque le caratteristiche non solo di padronanza dei contenuti da proporre, ma anche di quelle dinamiche di gestione del gruppo, che abbiamo detto sono fondamentali. Quindi una cooperazione da questo punto di vista tra università, perché rappresenta in ogni caso, comunque possono essere le critiche a volte che vengono date, mosse verso il mondo universitario, però in ogni caso rappresenta la formazione per eccellenza. La scuola, ovviamente, perché anche qua abbiamo tantissime realtà, e anche l'associazionismo qualificato che possono interagire insieme nel mettere, nel costruire un percorso per i formatori in base a quelle caratteristiche richieste da nuovi modelli formativi. Poi lo sviluppo professionale continuo dei docenti deve essere, come dire, svolto in maniera puntuale e attenta ponendo a quello che è da una parte i bisogni, abbiamo detto attraverso il modello del patto di sviluppo professionale, e può nello stesso tempo, come dire, accompagnarlo in maniera però adeguata e supportare soprattutto quelle criticità di docenti che trovano difficoltà che nella gestione per esempio, del gruppo classe, nel portare avanti la didattica e che spesso provano fenomeni di burnout. Quindi bisogna anche, come dire, attenzionare, veramente fare un lavoro attento di monitoraggio. La gestione delle performance, cioè una volta che il docente ha fatto un percorso formativo importante, magari di tante ore, e ha acquisito delle competenze, deve poterle poi, abbiamo detto, spendere, tra virgolette, no? Cioè la spendibilità. Ma questo come si fa? Bisogna dare spazio nelle scuole a percorsi innovativi. Se un collegio delibera un percorso didattico innovativo, lo inserisce nel piano triennale dell'offerta formativa, naturalmente deve anche trovare docenti motivati a sperimentare percorsi nuovi. Naturalmente, percorsi nuovi oggi intendiamo processi che mettono processi di insegnamento e apprendimento che mettono al centro l'allievo. Se questi modelli, queste sperimentazioni che ci vengono date anche, diciamo, ci viene data la possibilità dalla legge dal regolamento sull'autonomia, se validati, ci permette di promuovere modelli e di disseminare appunto le buone pratiche e soprattutto di motivare quei docenti che si sono spesi, si sono impegnati in una formazione specifica per innovare. Quindi anche la scuola nel suo complesso, la scuola intesa come collegio dei docenti, come offerta formativa, deve proporre anche delle opportunità di innovare. Oggi ci sono, basta andare su Indire, possiamo vedere tantissime realtà, tantissime esperienze, c'è una proprio scuole innovative e dove possiamo trovare spunto anche da questo punto di vista per trovare idee e percorsi. Le attività per lo sviluppo professionale continuo, quindi abbiamo detto come tutti quelle tematiche, quegli ambiti indicati prima, quindi pedagogia, valutazione, eccetera, debbano essere, come dire, curati costantemente. Quali possono essere gli strumenti? Così come qualunque progettazione didattica, anche per la performazione, bisogna anche prevedere l'uso di tecnologie che oggi stiamo sperimentando con la didattica a distanza, però pensare anche a corsi intensivi, residenziali, full immersion, cioè sono modelli che già sono ampiamente sperimentati.
modo, cioè queste modalità, sempre quello residenziale full immersion, permettono anche di, come dire, al di là delle ore frontali, poter rimanere diciamo, a contatto in quell'ambiente di apprendimento, contatto con i colleghi per poter anche scambiare opinioni, idee, al di là dell'attività in sé. Quindi sono anche sul piano sociale sicuramente un momento forte, importante. Naturalmente, come qualunque attività di formazione, si può prescindere dal monitoraggio e dalla valutazione, cioè naturalmente un monitoraggio attento, ex ante, in itinere, ex post, permette di vedere l'andamento, verificare l'andamento da una parte degli apprendimenti, insomma delle competenze acquisite da parte del docente, ma dall'altro anche controllare le azioni messe in atto, se funzionano. Naturalmente, valutarlo, valutare la documentazione della cultura della valutazione è ancora, anche qua, a volte non sempre puntuale. Quindi bisogna anche incentivare e incrementare questa cultura della valutazione. Nelle scuole, sicuramente, a parte la figura del docente coordinatore per la formazione, creare anche uno staff, che può coincidere con altri gruppi che già operano la scuola, ma che comunque metta a confronto un piccolo gruppo col dirigente scolastico per fare questo tipo di lavoro, cioè quello di individuare i bisogni formativi, progettare, monitorare e così via, cioè mettere in atto tutte le azioni necessarie, sicuramente aiuta nell'aspetto progettuale di tutto quello che è la formazione continua dei docenti. Sulla carriera dei docenti, questa è una totalmente molto delicata, ma naturalmente io mi limito a dare così anche qua il mio punto di vista, però sicuramente è un dibattito ampio e aperto che bisogna in qualche modo proseguire, magari in tempi più distesi, in momenti più sereni. Ma sicuramente bisognerebbe andare a rivedere questi crediti formativi, cosa vogliamo intendere. E su questo chiaramente il Ministero, insomma, il Ministero dell'Istruzione deve individuare dei percorsi anche qua, dei criteri. La progressione della carriera, sappiamo che la legge 107 ha introdotto il concetto di premialità, riconoscendo una quota di docenti, riconoscimento del cosiddetto della valorizzazione del merito, cosiddetta una quota di salario accessorio. E di questo riconoscimento già se ne parlò nel 2000 col famoso concorsone, qualcuno lo ricorderà, dell'allora ministro Berlinguer. Naturalmente anche in quel caso non fu condiviso, si ebbe, come dire, un rifiuto di questa proposta e invece la 107 da una parte lo ripropone, l'ha messa in atto, però il sistema è così complesso. Perché da una parte i criteri individuati dal comitato di valutazione, la contrattazione deve essere comunque un percorso quasi ad ostacoli, perché naturalmente di per sé presenta molte criticità. E quindi anche in questo caso bisogna come dire, trovare una strada percorribile e quindi su quello non si può prescindere ovviamente dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi bisognerebbe da una parte acquisire, per esempio, dei crediti formativi, stabilire una proposta, no? Quindi, docente lungo l'arco della carriera deve acquisire un certo, o perlomeno temporalmente ogni anno, deve acquisire un certo numero di crediti, da definire ovviamente ancora, negli ampiti che abbiamo già ampiamente detto. Naturalmente questi corsi devono essere organizzati, sempre riconosciuti dall'amministrazione scolastica. Devono essere coerenti col piano di formazione di docente approvato dal PDOF e anche rispetto al piano di miglioramento che quella scuola, la singola scuola, sta portando avanti. Si potrebbe, come fanno in altri paesi, anziché fare svolgere attività di verifica o colloqui vari al dirigente scolastico, che si resta sempre, come dire, a sospetti vari, potrebbe essere, per esempio, un colloquio con commissione esterna, per cui il docente che si sente preparato, che ha acquisito un certo numero di crediti, a un certo punto può chiedere di fare un colloquio con una commissione esterna per poter progredire nella carriera, cioè
L'idea potrebbe essere quella dello step, che anziché aspettare la pensione per arrivare al massimo, cioè quando si arriva a fine carriera, poter anticipare anche il passaggio da uno step all'altro rispetto alla retribuzione. Chiaramente anche il dirigente può dare la sua, come dire, attestazione, come già accade nelle pubbliche amministrazioni, e naturalmente rispetto a dei parametri che dovranno essere condivisi. Il ruolo, come ho già anticipato, il ruolo delle organizzazioni sindacali naturalmente in questo caso è fondamentale, perché nella loro funzione sociale di tutela dei lavoratori possono e devono offrire suggerimenti e contributi significativi e condivisi. Io sono convinto che, al di là dei vari suggerimenti che possono provenire dalle diverse parti, la condivisione con un'adeguata contrattazione con le organizzazioni sindacali sicuramente può portare frutto e avviare questo percorso di, come dire, di riconoscimento della carriera a una buona parte anche di docenti, perché poi nella scuola sono tanti quelli che svolgono il lavoro. Noi pensiamo alle funzioni strumentali, ma pensiamo ai coordinatori delle classi che fanno un lavoro molto delicato e impegnativo. Quindi io chiudo qua il mio intervento, ovviamente come al solito la mia è una serie di suggestioni, di suggerimenti che possono portare ad un'ulteriore riflessione. Naturalmente tutto quello che è stato detto è chiaro che già è aperto già da tempo un dibattito su questi temi, ma se si vuole, ecco, in un'ottica, visto che noi dobbiamo pensare alla scuola che verrà, non si può produrre cambiamento se non attraverso una condivisione e un coinvolgimento del personale della scuola. Vi ringrazio.